fatto LOL, sono contento. Siamo battezzati nel Rally Coppa, in Coppa hai segnato dalla tripletta contro Legnago dell'esordio della Coppa fino a stasera. Sì, dai, sono contento, è una competizione che ci sta portando, mi sta portando fortuna, ma ci sta portando fortuna anche a noi, anche a tutta la squadra, la vogliamo onorare, siamo arrivati fino alla finale, l'andata è andata bene, adesso ci prepariamo per parte per il finale di campionato, ma anche per il ritorno. Peccato però, insomma, quel gol preso nella ripresa, ma quel 2-0 era anche meritato, quindi insomma, si sperava di portarselo fino alla fine. Sì, no, non ce lo meritavamo, ma anzi ci meritavamo di fare anche un altro paio di gol, però queste sono partite che comunque giochi contro, abbiamo giocato contro una squadra forte, che nel secondo tempo ci siamo un po' abbassati, però ecco, l'importante era portare a casa la vittoria e ci siamo riusciti. Anche risvegliare l'entusiasmo un po' che era venuto meno dopo la sconfitta in casa della Giana, il pareggio, reti inviolate con l'Albino Leffe, il Mantova che scappa via, Vicenza che si avvicina, insomma c'era un po' di malumore, magari un po' di dispiacere, di rammarico, invece con questa vittoria, questa prestazione un po' si è ricreato entusiasmo. Sì, dai, era diciamo un nostro obiettivo ripartire, perché comunque sono stati 10 giorni abbastanza difficili in cui siamo, cioè, veniamo da dei risultati negativi, però questa squadra ha dato tutto fino ad oggi e continuerà a darlo per il prossimo finale di stagione, però ecco, ci dispiace perché abbiamo perso dei punti in confronto al Mantova, però il campionato non è finito, anzi ci prepariamo per queste partite e poi per i playoff in cui ci giochiamo molto. Da questa finale avete tratto energia per andare avanti con positività e propositività? Sì, era un buon test, è stato un buon test perché, ti ripeto, abbiamo giocato contro una squadra forte, secondo me una delle più forti della Serie C, che non è riuscita a esprimere il proprio potenziale in campionato, però è arrivata fino alla finale di Coppa e ecco, era un buon test per noi per prepararci alle sfide che ci aspetteranno ai playoff, perché saranno tutte gare aperte contro squadre forti, quindi è stato un buon primo test e speriamo di ripeterci. 4-2-3-1 al modulo, tu eri esterno a sinistra, però il mister ti ha chiesto, come chiede a Michael Liguori a destra, di stare più vicino alla porta, di giocare più al centro, infatti hai fatto un movimento che ti ha permesso poi di andare a fare il gol. Sì, abbiamo nelle corde anche questo modulo, l'abbiamo provato in questi 2 giorni perché poteva dar fastidio a loro, così è stato, abbiamo fatto secondo me un primo tempo di grande qualità, intensità, e ecco, questo deve essere lo spirito che poi ci deve accompagnare per questo finale di stagione, per noi importantissimo e fondamentale. Probabilmente la Vicenza è stata fermata a Fiorenzuola, perché insomma un buon risultato, una buona notizia arriva anche da un altro campo. Sì, arrivano buone notizie da altri campi, come ne sono arrivate in passato negative, però ecco, se ci basiamo su quello che fanno gli altri ci raggiungono, però non, cioè, nel senso, noi dobbiamo pensare a noi stessi, vincere le partite e poi quello che è la cosa fondamentale, se pensiamo che gli altri ci facciano dei regali siamo sulla strada sbagliata, quindi dobbiamo essere, sembra una fase fatta, ma dobbiamo essere noi l'artefice del nostro destino, quindi sarà così fino a fine anno. Senti, come avete vissuto quello che è successo tra primo e secondo tempo? Vi siete resi conto, insomma, che il clima era un po' cambiato? Non siete rientrati in campo? Sì, quando sono rientrato ho capito che c'era qualcosa che non andava o che era successo qualcosa. Poi mi hanno spiegato, purtroppo non so bene le dinamiche, non so quello che è successo. Adesso mi informerò, però non penso sia stata una cosa piacevole, ecco. No, dispiace più che altro perché dal clima di festa del primo tempo si è passati un po' un clima particolare, quantomeno. Sì, si è sentita tanto la differenza, infatti mi giravo verso i miei compagni e dicevamo, ma cosa è successo? Però non so quello che è successo, ti ripeto, e penso sia stata una cosa grave, perché per fermare il tifo così vuol dire che è successo qualcosa di grave e speriamo che non si sia fatto male a nessuno, ecco. Soprattutto che insomma è la gara di ritorno, uno spettacolo di sport come il primo tempo di stasera. Speriamo, è quello che ci auguriamo noi in primis in mezzo al campo, ma anche fuori dal campo. Penso che i nostri tifosi e loro giocheranno la partita come noi, quindi speriamo che non ci siano ripercussioni. Simone Paolo, indipendentemente dalla competizione, ci saranno 2 settimane per poi vedere al ritorno giocarsi tutto. In ottica campionato, secondo te, che risposta ha dato il Padova oggi contro il Catania? Ma in ottica campionato abbiamo dato una bella risposta, perché abbiamo fatto capire che siamo vivi, non siamo quelli delle ultime 2 partite,
anche se con la Pinolef c'è stato un passo avanti, ma non siamo stati in grado di vincere la partita. Però purtroppo abbiamo perso delle lunghezze, gli altri stanno facendo meglio di noi, e però noi ci siamo, noi ce la giocheremo fino alla fine. E ecco, poi se non dovesse succedere che andiamo su diretti, ci prepariamo per i playoff, che saranno tutte partite come quella di oggi, perché incontreremo delle squadre forti come noi, a viso aperto, dove ci vorrà grande intensità, grande qualità, gli stadi pieni e belli. Quindi ecco, è stato oggi un test per noi molto importante in ottica della qualità che poi andremo ad incontrare poi dopo in futuro. La prossima c'è la Pro Vercelli, un'altra partita a stretto giro di posta, state giocando tantissimo, tre partite alla settimana. Oggi anche dal punto di vista fisico avete dato una risposta, nelle ultime partite era sembrato che fosse un po' sulle gambe. Sì, oggi la squadra mi è piaciuta soprattutto nel primo tempo, in cui eravamo padroni del gioco, del ritmo, dell'intensità, abbiamo secondo me espresso un buon calcio anche con un modulo che abbiamo provato in due giorni, quindi ecco, però sapevamo che con le qualità che abbiamo dei singoli potevamo fare la differenza, e così è stata. Poi nel secondo tempo ci sarà da analizzare un po' la prestazione, il calo che c'è stato dovuto anche, secondo me, anche al clima che si era venuto a creare, si è un po' spenta la partita in entrambi i lati, poi abbiamo preso un gol su palla inattiva che analizzeremo, però ecco, secondo me nel complesso il Padova ha fatto una grande partita contro una squadra forte, potevamo anche fare altri gol, però ecco, sono molto contento perché ero curioso di testare questa squadra, ma non avevo dubbi, cioè nel senso sappiamo tutti che siamo in un gruppo forte, che queste partite non vedo l'ora di giocarle, quindi ecco, sono molto contento. Un nuovo modulo preparato in due giorni, che cosa vi ha dato in più secondo te questo nuovo schieramento oggi? Ma secondo me, poi il mister ce lo dice sempre, con gli schieramenti e i moduli fanno poco. Secondo me oggi siamo entrati in campo con uno spirito diverso, con uno spirito di una finale, di una grande partita, e giocatori, ecco, forti come lo siamo, in queste partite capita che si esaltino, quindi a prescindere dal modulo io penso che oggi il Padova abbia dato una risposta a tutti, che ci sarà filo da torcere contro di noi, e per, se non dovessimo ecco, andare in Serie B diretta per i playoff, ci saremo anche noi, ma in maniera molto, molto decisa. Ecco. Tu ancora una volta bomber di Coppa, dall'inizio praticamente fino alla finale in questo momento, adesso hai, oltre alla Coppa, anche 6 partite di campionato, più dovesse essere eventualmente i playoff, con la speranza di mettere qualche firma in campo. Sì, l'importante, ecco, ti ripeto che sono contento perché questa ultima settimana ho giocato tanto, ho avuto modo di mettere minutaggio, e oggi secondo me si è visto che comunque sentivo di star bene fisicamente e mentalmente, perché è quello che magari mi è mancato un po' di continuità di prestazione dall'inizio, quindi ecco, sono molto contento, mancano come dici tu 6 partite in cui sia io che tutta la squadra daremo il massimo. Grazie.